venire qui sulla casa di Uniprosci, che ci racconta un po' che cosa fanno nell'ambito del risk assessment. Buongiorno, io sono Filippo della casa, sono responsabile della funzione analytics del gruppo Unipro. Oggi eccezionalmente non parlerò di data science, ma vi descrivo brevemente l'esperienza del gruppo con Cineca nell'ambito della costruzione dell'architettura funzionale al calcolo del requisito di capitale di rischio. Dal 1 gennaio di questo anno, dopo diciamo, qualche comprensibile rallentamento e rimando, Solvency 2 è operativa. Solvency 2 è la nuova direttiva, il nuovo quadro normativo europeo nell'ambito appunto del calcolo del requisito di capitale, della misurazione e gestione del rischio di un'impresa di assicurazione e riassicurazione. Le tre macro vie che vengono lasciate diciamo, a discrezione delle compagnie possono essere definite come quella che viene chiamata la standard formula, piuttosto che l'adozione di quelli che chiamiamo undertaking specific parameters, oppure la costruzione di un internal model. Il gruppo Unipol ha deciso di intraprendere la terza di queste vie, quindi appunto l'adozione e la costruzione di un modello interno proprietario per la valutazione del requisito di capitale di vigilanza. Li ho menzionati in ordine di complicazione sicuramente, ma anche altrettanto di rappresentazione sempre più fine, sempre più granulare del business specifico della singola compagnia. In altre parole, se la standard formula dà una rappresentazione, per così dire, market wide dell'esposizione al rischio delle compagnie, gli undertaking specific parameters sono parametrizzazione tailored sul business della compagnia, mentre il modello interno è modellistica specifica della compagnia e chiaramente dati e parametri specifici della compagnia. Il gruppo Unipol dove sta oggi? Ad oggi il calcolo del requisito di capitale, quindi l'autorità di vigilanza ha approvato l'adozione degli undertaking specific parameters per quello che riguarda il perimetro danni ed è in questi mesi in corso l'attività di validazione del modello interno. E come è stato diciamo, menzionato nella recente appunto, illustrazione del nuovo piano industriale, auspichiamo di arrivare all'approvazione da parte del regolatore in tempi utili per il calcolo del requisito full year-end 2016. Per una compagnia che opera su entrambi i rami, quindi sia sui rami danni che sui rami vita, la sfida principale dal punto di vista computazionale nell'adozione di un modello interno è rappresentata da quelle che in Italia chiamiamo gestioni separate o da quelle che chiamiamo diciamo, più in generale life with profit business, traditional business. La gestione separata è un prodotto che di norma ha una garanzia di rendimento minimo e una partecipazione ad extra eventuale, extra è auspicabile, extra rendimento. E il payoff di questa tipologia di prodotto dipende certamente dalle caratteristiche del contratto e dall'evoluzione dei mercati dei capitali, ma anche dalle strategie di gestione che la compagnia decide di adottare, piuttosto che dalle regole contabili che stanno alla base del calcolo di quello che chiamiamo rendimento di gestione. Tutte queste quattro caratteristiche devono essere modellate da un modeler che voglia uscire diciamo, con una valutazione del contratto e fanno sì sostanzialmente che ad oggi la via maestra che viene è la practice di mercato per ottenere appunto una valutazione del business vita tradizionale passi per il metodo Monte Carlo. Stiamo parlando di rischio, quindi non è sufficiente arrivare fuori con un prezzo, ma abbiamo bisogno di una distribuzione di prezzi. Nel mondo del metodo Monte Carlo una distribuzione di prezzi significa sostanzialmente nested Monte Carlo, Monte Carlo su Monte Carlo. Ora, Monte Carlo per milioni di polizze è uguale a un incubo computazionale. Di nuovo la prassi di mercato per uscire dall'incubo, per svegliarsi dall'incubo, di norma è una riduzione della dimensionalità del problema attraverso l'aggregazione delle polizze in model point.
vengono costruiti i criteri per passare appunto dalla singola polizza ad aggregati di polizza che riducano appunto l'onere computazionale, con una conseguente evidente perdita di accuratezza e perdita di informazione difficile anche da quantificare, difficile, e di cui è difficile controllare e valutare gli effetti. In altre parole, uno dice: ho un conto difficile da fare, non so fare il conto difficile, faccio il conto approssimato, ma proprio perché non so fare il conto difficile non so neanche bene valutare quanto è grosso l'errore che commetto e da che parte sto commettendo l'errore. Sto commettendo l'errore da una parte che mi fa bene o da una parte che mi fa male. Quindi il gruppo Meeple ha fatto da questo punto di vista una scelta per certi versi in controtendenza, e in particolare si è ricordato che il metodo Monte Carlo è uno degli esempi principe di calcolo parallelo, e che a Casalecchio ha sede il centro di eccellenza che è stato descritto all'inizio di questa sessione, e ha deciso di intraprendere insieme a Cineca ormai un paio di anni fa un percorso per costruire appunto parte dell'architettura direttamente in ambiente Cineca, parte dell'architettura che oggi ci permette di valutare il business vita a livello di singola polizza, e appunto di non adottare approssimazioni in termini di rappresentazione granulare del business. Oggi stiamo parlando di vantaggio competitivo, e per dare qualche ordine di grandezza, oggi stiamo parlando appunto della modellazione di un numero di model point che sta da qualche parte verso i 2-3 milioni, 2-3 milioni di model point, contro di nuovo la prassi di mercato che su business anche molto più voluminosi del nostro, sto parlando di player internazionali, Cuba fra i 2 e i 3 ordini di grandezza in meno in termini di model point che vengono alla fine modellati e di cui viene calcolato il fair value, fondamentalmente appunto nello stesso runtime. Vantaggio competitivo che cosa vuol dire da questo punto di vista? Dicevo, le compagnie di assicurazione di norma appunto non sono viste esattamente come il paradigma della rapidità, ma i mercati dei capitali in cui operano sì, tanto più oggi nel contesto finanziario che viviamo oggi, appunto, in cui, per dirne una, lo spread si può muovere da 50 a 100 basis point anche in un singolo giorno. Chiaramente avere oggi a disposizione una infrastruttura che permette di avere un'indicazione fine, granulare e robusta e soprattutto timely, diciamo, mette il gruppo nella condizione di poter reagire ad eventuali polarizzazioni o stress sui mercati dei capitali, fornendo al management informazioni quantitative solide appunto per intraprendere le eventuali strategie che servono a riposizionare il gruppo in funzione appunto del movimento sul mercato. Questo è più o meno il livello di dettaglio che volevo dare, non so se sono stato troppo rapido. Grazie mille Filippo, tra l'altro la sintesi ci ha consentito anche di recuperare qualcosina, quindi...